per Tordinona a notte inoltrata. Su un marciapiedi a stento isolato dal traffico intenso di auto, pullman, carrozzelle con turisti curiosi, si gira in esterni Nell'anno del Signore, un film di Luigi Magni ambientato nella Roma dell'Ottocento. Alla guida del drappello, nei panni del comandante della Polizia Pontificia, Enrico Maria Salerno, colonnello Nardoni, secondo le cronache dell'epoca. Cioè 1825-1830, in una Roma pre-repubblicana, in una Roma così con i primi movimenti carbonari. E questo colonnello Nardoni è alla ricerca degli autori di un delitto commesso in una notte. Tutto il film si svolge in una notte, anzi è come scenario, direi, questa notte strepitosa, favolosa. Io sono Giuditta, una ragazza ebrea che vive nel ghetto in questo stato di schiavitù che c'era a quell'epoca. E un personaggio dunque di popolana, di donna del popolo. Oh, stai nel Tempio del Signore, che è sta mancanza di rispetto? Metti del cappello. Il protagonista non è un attore, ma è una statua. È la statua cosiddetta del Pasquino, quella che si trova a Palazzo Braschi, via Piazza del Pasquino, a Roma. È una statua, rinvenuta 5 secoli fa, mi pare, alla quale si affiggevano, si appuntavano le satire del popolo romano. Il personaggio che dà vita all'antica maschera di Pasquino è comunque un povero ciabattino di Trastevere. Io sono la vera ribellione. Giudì, non ti sturba, io sono Pasquino. Sì, signora, so io il satirico misterioso. È un personaggio molto importante. Oserei dire che è il più bello che ho avuto fra le mani in questi ultimi anni.